La nostra campionessa torna. Brava Michela. Grazie. E che ghigliottina, con quale eredità? 200.000 euro. Che cifra. Abbiamo già vinto ieri, ma questo non conta più. Qui adesso è un'altra storia. Stasera è la ghigliottina di questa sera. Vero. Allora, cuffia, come, non so se prima di cantare quali sono gli esercizi per rilassarsi, ognuno c'è i suoi, gli attori, i cantanti si rilassano, respirare, cose, quello che è. Sei pronta? Prontissima. Noi ci siamo, Samira, Andrea, sono pronti a casa, spero lo siano, per giocare con noi. La campionessa è pronta e allora andiamo. Ghigliottina. Pagamento. Gradimento. Pagamento. Ghigliottina. Abbiamo scoperto che ci servirà pagamento. Ora, professione, produzione. Produzione. Ghigliottina. Campionessa, pagamento, produzione. Ora scegli Andersen o Disney? Disney. Ghigliottina. Calma. Pagamento, produzione, Andersen. Infinito. Eterno. Infinito. Ghigliottina. Eterno. Ultima parola. Puntata. Partita. Puntata. Ghigliottina. Giocheremo per 25.000 euro. Campionessa, pagamento, produzione, Andersen, eterno, partita. Prego, un minuto da adesso, buona fortuna. Lasciamo scrivere la campionessa, non la disturbiamo. Grazie. A casa potete continuare a studiare, a pensare. Le parole sono queste. Pagamento, produzione, Andersen, eterno, partita. Puoi levarti la cuffia, Michela, e non serve più rimanere sola, soletta. Allora, questa è la parola che vale 25.000 euro. Vale 25.000 euro se è perfetta, con pagamento, con produzione, con Andersen, con eterno e con partita. Ma dici? Ero più convinta ieri. Con il delfino? Sì.
per niente stasera convinto? Un pochino. Sì. Gatto Silvestri. Ecco, un pochino. Sul sì. Vetro, sullo specchio, la campionessa poco convinta, ma non si sa mai, ha scritto una parola bellissima. Movimento. Allora, ho pensato a una partita. In una partita ci deve essere movimento, c'è un gioco e quindi c'è movimento. Movimento. Un pagamento genera un movimento su un conto bancario, per esempio. È giusto. L'eterno, inteso come eterno con la E maiuscola, è sempre in movimento, è sempre in creazione. Giusto. E per produrre bisogna muoversi e quindi è una forma di movimento la produzione. E con Andersen non ho la più pallida idea di come arrampicarmi sugli specchi. Alle Olimpiadi il nostro grandissimo atleta Cassina inventò, realizzò e vinse la medaglia col nome, appunto, il movimento Cassina, il suo. Adesso non so se nella ginnastica artistica esiste il movimento Andersen. Oh, già che c'è questa parola produzione, siamo alle ultime ghigliottine della nostra stagione. Ringraziamo la produzione, cioè Banigiai e sia la Rai, che è sempre stata e sempre è in movimento per aiutarci. Si muove insieme a noi, Rai e Banigiai, per, appunto, per continuare il nostro movimento fino all'ultima ghigliottina, fino all'ultimo istante. Movimento. Movimento, la partita certo prevede più di un movimento, attacco, difesa, centrocampo, movimento eterno, perché non ci possiamo fermare. E sì, movimento Andersen non sappiamo, produzione, appunto l'abbiamo detto, la nostra in movimento, e il pagamento genera un movimento, flusso di soldi, entrate, uscite. E oh, è talmente bella che mi sono dimenticato quella col letto. Per me può andare bene anche questa. Va benissimo, quindi è movimento. Guarda, è che come posso dire, è che ieri tu vincendo l'hai ricevuto un premio. Mannaggia, allora. E si poteva riceverne un altro stasera. È vero. Quindi un premio, un pagamento premio? No, quello è premio partita. Vinci la partita, la società ti dà il premio partita. Okay. Il pagamento del premio, anzi, cogliamo l'occasione, magari qualcuno dice, oddio, devo rinnovare l'assicurazione, pagare l'assicurazione, quello è la polizza, quello è il premio assicurativo. Pagamento del premio. Il premio di produzione? Premio produzione, un film, un telefilm, insomma un altro lavoro come questo, una gratifica giustamente data alle dipendenti e ai dipendenti in base al grande entusiasmo con il quale hanno lavorato, i loro risultati. Poi ci sarà il premio Andersen, immagino, che è un prestigiosissimo premio letterario, riconoscimento attribuito ai migliori libri per ragazzi e sì, ai loro autori, agli illustratori, agli editori, il premio Andersen. Poi appunto il premio partita. E lasciamocelo per ultimo, per la serie, c'è anche il film, Il Paradiso può attendere, però il premio eterno. Così come ci sono le pene dell'inferno, c'è pure il premio eterno. C'è il premio eterno. Sarebbe il caso di dire, grazie al cielo, c'è il premio eterno. E la parola è premio, ci riproviamo.